Dalla Centrale Luce Verde in collaborazione con la Regione Lazio e l'ACI, buongiorno da Massimiliano Marazzi. Sulla diramazione Roma Nord il traffico è incolonnato tra Sette Bagni e Raccordo verso Roma. Sul raccordo in carreggiata interna il traffico rallenta con code tra la via Cassia e la via Salaria, proseguendo rallentamenti di code tra la via Prenestina e la via Ardeatina. In carreggiata esterna segnaliamo invece code a tratti tra la via Casilina e la via Tiburtina, proseguendo il traffico in fila tra la diramazione Roma Nord e la via Cassia, con code sulla Complanare per uscire sulla via Flaminia, dove a seguito dei lavori Acea si transita su carreggiata ridotta, pertanto ci sono code a partire da Prima Porta fino a Grotta Rossa. I lavori creano disagio poi su tutto il quadrante a nord della città, interessate anche la via Cassia Veientana con code tra Castel dei Ceveri e Raccordo e sulla via Cassia con rallentamenti tra la stazione Giustiniana e via dei Due Punti. Torniamo su Raccordo in carreggiata esterna per segnalare rallentamenti e code tra l'uscita per la via Maiana e la via del Mare. Sulla via Aurelia in direzione centro segnaliamo code tra Raccordo e la via Aurelia Antica per traffico ed un concorso che si sta svolgendo presso il famoso centro congressuale. Traffico in coda poi sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo in direzione di quest'ultimo, code sul tratto urbano della 24 per un incidente tra Tor Cervare e la tangenziale S verso il centro città. Rallentamenti sulla via Pontina tra Montedoro e Viale dell'Oceano Pacifico verso Roma, a Pomezia per consentire lavori di bonifica alla rete fognaria istituiti in via Rumenia nel tratto compreso tra via Pireo e via di San Francesco, il divieto di transito e sosta. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, oggi scatta la seconda fase della razionalizzazione del potenziamento della rete di superficie di Roma Capitale. Interessato il deposito di Tor Sapienza che serve la zona est della città e contribuisce a una parte del servizio di superficie di circolazione nella rete centrale. La razionalizzazione e potenziamento della rete riguarda 22 linee, mentre sulle autolinee regionali Cotral entrano in vigore gli orari estivi non scolastici. Inoltre, sulla linea Monterotondo-Roma, sulla direttrice Salaria, la prima fermata utile per la discesa da Roma per Monterotondo è Sette Bagni, mentre in direzione di Roma Sette Bagni è l'ultima fermata utile per la salita. Tutti i dettagli sul sito regionelazio.luceverde.it. Bene, per il momento è tutto, grazie dell'attenzione.